abituati a chiamare i tarocchi tarocchi, però non è un nome corretto. Sarebbe opportuno che familiarizzaste con il termine internazionale utilizzato in tutto il mondo ed è la parola corretta con cui chiamarli. I tarocchi plurale, le tarot è singolare. Ci dà già l'idea di qualcosa che è un'unità. Il mio augurio nei vostri confronti è che entrando in comunicazione con questa disciplina, col tarot, possiate un po' stupirvi, un po' turbarvi. Questo è il mio obiettivo anche solo di questa giornata, un po' stupirvi e un po' turbarvi. Stupirvi per la bellezza della materia, che spero di riuscire a trasmettervi, turbarvi per lasciarvi quel senso di disagio che vi faccia venire voglia di proseguire a vedere come mai c'è. Quando si pensa ai tarocchi, il primo problema è: ma che mazzo scelgo? Perché se voi entrate in una libreria qualunque, trovate migliaia di mazzi a disposizione. Come fate a sapere quello che potete utilizzare? È un bel rebus questa cosa, no? Di solito si dice, ma me l'hanno regalato, ce l'aveva mia nonna, me l'ha passato, una mia amica, il mio compleanno. Addirittura c'è la credenza assolutamente infondata che i tarocchi debbano essere regalati. C'è anche questa, tra le tante credenze che circolano, questa è una materia fatta di credenze, quindi tra le varie credenze che circolano è che il mazzo debba essere regalato, non è vero, che il mazzo debba essere consacrato, non è vero. Le cose importanti sono che il mazzo lo dovete scegliere sulla base di criteri ben precisi, d'accordo? E il primo criterio è sapere che non tutti i mazzi vanno bene per fare un certo tipo di disciplina. Cioè, se voi volete fare la cosiddetta cartomanzia, va bene qualunque mazzo. Se invece volete utilizzare i tarocchi come strumento di indagine interiore, di crescita personale, allora lì è un altro paio di maniche. All'interno delle materie olistiche, spirituali, i tarocchi ormai vengono considerati Cenerentola. Uno dice la parola tarocchi e subito pensa alla lettura del futuro, al fatto che devo scoprire che cosa succede domani, e queste cose, la divinazione. Ma non solo abbiamo questo problema, abbiamo il problema che nel corso dei secoli si sono pure persi i veri significati delle carte. Quindi abbiamo due problemi grossi, che non si sa più cosa sono alcune carte, il vero profondo significato, e non si sa nemmeno come usarli i tarocchi. Non si sa, la cosa importante che dovete capire è che c'è un modo corretto di impiegarli basato su delle regole che se uno non le conosce, come farà a utilizzarli? È costretto a utilizzarli in maniera personale, soggettiva, interpretativa. E io questo vorrei evitarvi. Vorrei evitarvi l'utilizzo dei tarocchi basandolo sulla vostra personale interpretazione. Io vorrei cercare, in questa giornata che abbiamo a disposizione, di darvi qualche regola perché voi possiate cominciare a entrare nella materia nel verso giusto, secondo logica. E perché pensate di essere venuti a studiarli? Per fare le carte agli altri? Quello è secondario. Siete venuti a imparare qualcosa che rimane dentro di voi, qualcosa che vi aiuta a comunicare meglio con la vita. Questo è il motivo per cui siete venuti, anche se non lo sapevate. Siete venuti a imparare a comunicare meglio con voi stessi e l'esistenza. E allora i tarocchi da questo punto di vista vi aiuteranno tantissimo.